Ciao e benvenuto nuovamente nel mio canale Il Marchese del Cripto, dove si parla solo pane, pane, vino al vino. Oggi vediamo un nuovo episodio della serie Come investire in criptovaluta per ignoranti. Questo è il primo episodio del videocorso, nel quale appunto inizieremo ad addentrarci in questo settore. Ti faccio vedere che cos'è un PIC e come scegliere la tua prima criptovaluta. Ma prima sigla. Come ti ho fatto vedere nella introduzione, nel mio video precedente, il PIC che cos'è? Il PIC è un piano di investimento capitali, ossia prendere una somma che si ha a disposizione ai fini di investimento e depositarla interamente in un determinato momento. Tenere questa posizione, il cosiddetto holding, e rivendere successivamente fra XY tempo ad un prezzo possibilmente più elevato. Ti faccio un esempio rapido per capire. Questa tazza di Bing, non sto facendo la pubblicità Bing, ma questa è la tazza che utilizza mia figlia per fare colazione. Se io la acquisto oggi ad 1 euro, la tengo e la vendo domani a 2 euro, ho avuto un guadagno, ossia la differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto. In questo caso è una differenza positiva, quindi ho guadagnato 1 euro. Se io questa tazza la pago sempre 1 euro, ma la vendo domani a 50 centesimi, ho avuto una minusvalenza, ossia in questo caso specifico ho perso 50 centesimi. In ogni caso vi voglio rassicurare, fondamentalmente l'investimento, questa tipologia di investimento in questo settore è per tutte le tasche, non è necessario né essere ricchi né essere benestanti, nulla, si può partire anche con soli 100 euro. Secondo me l'importante è iniziare in modo tale che così uno piano piano si impara. Come consigliato, dico sempre di iniziare con poco, anzi, pure se avete grosse somme di denaro, ma non conoscete l'argomento, quindi iniziate sempre con poco, che è naturalmente meglio. L'investimento PIC, appunto, è l'investimento più semplice che ci sia, è l'investimento iniziale, l'investimento base. Perché questo? In questo modo è molto semplice, quindi se io riesco ad acquistare questa tazza di Bing ad un prezzo più basso e rivenderla a un prezzo più alto, ho fatto un affare. Viceversa, appunto, ho fatto una minusvalenza e quindi io non ho fatto un buon affare. Ma c'è modo per sapere quale e quando sia il miglior affare, quando sia il periodo giusto per fare i migliori affari? Ma questa domanda sì, ci sono diverse risposte, ma in realtà la soluzione fondamentale è una sola: il tempo. Se io non sono esperto, non so quindi il corretto market timing per poter entrare, il market timing è il momento ideale per poter acquistare questa tazza di Bing. In ogni caso, io posso colmare questo gap con il Come vedi qua sopra, appunto, questo è il nostro grafico del Bitcoin. Vedi che l'andamento in linea di massima è sempre un andamento crescente. Quindi, in qualsiasi momento io sono entrato nel mercato, nei successivi anni, molto probabilmente sono riuscito a pareggiare e eventualmente quello che ci interessa a noi a guadagnare. Quest'altro che stai vedendo adesso invece è un altro grafico, è il grafico di una moneta, di un'altra criptovaluta, questo si chiama Ethereum e praticamente come puoi vedere è la seconda moneta per capitalizzazione, ti spiego fra poco cosa significa capitalizzazione, in ogni caso come puoi vedere l'andamento è similare a quello del Bitcoin, la moneta naturalmente è uscita successivamente al Bitcoin. Questo perché? Perché fino ad oggi tutto il mercato veniva trainato da Bitcoin. Se Bitcoin sale, le criptovalute salgono, se Bitcoin scende, le criptovalute scendono.
Ora adesso si sta creando una diversificazione di questo trend. Ossia, sembrerebbe che le monete si stiano legando molto più all'andamento di Ethereum, le altcoin, cosiddette altcoin. Non ti preoccupare, non ti interessa sapere adesso cosa sono le altcoin, ma diciamo le altre criptovalute che non sono Bitcoin si stanno legando molto all'andamento di Ethereum. Quindi sembra che Bitcoin stia avendo una propria vita. Perché ti ho fatto vedere anche il grafico di Ethereum? Perché Ethereum è come detto, la seconda moneta per capitalizzazione di mercato ed è una altcoin. Altcoin come termine significa moneta alternativa, quindi un'alternativa al Bitcoin. Molto probabilmente la prima alternativa al Bitcoin è proprio Ethereum, che è anche la prima altcoin per livello di capitalizzazione, quindi la seconda in assoluto di capitalizzazione alla data odierna. Bene, adesso che ti ho fatto vedere il grafico di Bitcoin e anche il grafico di Ethereum, ti starai forse chiedendo quale delle due monete scegliere. Ma il mio non è solamente un consiglio e non voglio assolutamente dirti quale delle due scegliere, ma sappi che ce ne sono tante tante altre. Quindi, come scegliere la prima criptovaluta? Ed è proprio qui che ti volevo. Perché questo? La base di ogni buon investimento è senza dubbio la diversificazione. Quindi, perché sceglierne una? Posso sceglierne 4, 5? E come faccio? Quale scelgo fra queste 4 o 5? Per aiutarti a scegliere quali di queste 4 o 5 criptovalute scegliere, ti consiglio di andare su questo sito, questo che vedi sempre sopra di me. Il sito si chiama CoinMarketCap. Proprio nella pagina principale, nella home page, come entri, lascerò il link comunque sia in descrizione, troverai direttamente le criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato, per market cap. Quindi, che cos'è il market cap? Il market cap è la moltiplicazione fra totale della moneta circolante per il suo valore. Questo dato che cosa ci indica? Fondamentalmente è molto semplice, ossia dove il numero è più elevato, significa che ci sono più soldi che girano al suo interno. Questo numero ci dice che a investire in questa criptovaluta, in questa moneta, non ci sono solo io e non ci sei solo eventualmente tu, ma ci sono anche investitori istituzionali. Per istituzionali possono essere enti, governi, grosse aziende, banche e stati. Personalmente, come tipologia di scelta, soprattutto all'inizio, siccome è un mercato molto vasto, io non andrei oltre le prime 100 per capitalizzazione, perché poi si rischia di andare in criptovalute un po' più borderline. Questo che significa? Significa che tenersi fra le prime criptovalute che trovate in pagina sicuramente ci dà forse un grado di affidabilità maggiore. Ti ricordo sempre che l'affidabilità in questo mondo è relativa, ma sicuramente ci dà idea che se c'è una banca, molto probabilmente saranno più esperti di noi. Poi, se apri ogni singola moneta fra questo elenco, ti farà vedere l'andamento. Per questa tipologia di investimento, quindi, la cosa importante da tenere a mente sono la diversificazione, come detto, il tempo, ossia non pensare che domani avrai tanti soldi o sarai ricco, ma dagli il giusto tempo, e la gestione delle emozioni. Questo è un mercato molto particolare. Nel settore troverai degli andamenti repentini, sia in up che in down, sia su che giù. E questo perché? Perché le criptovalute, appunto, non essendo regolamentate, non essendoci un vero e proprio mercato che chiude, perché il mercato è sempre attivo H24, cosa diversa che non è così per quanto riguarda le classiche azioni che noi andiamo ad acquistare o anche per gli ETF. Ma in questo caso il mercato è sempre attivo. Quindi subisce grosse oscillazioni, non c'è un tetto massimo, non c'è una sospensione di mercato per eccesso di rialzo o per eccesso di ribasso.
Quindi questo cosa significa? Significa che, come detto, il tuo cuore deve essere forte e soprattutto non ti devi fare influenzare qualora il prezzo scenda repentinamente. Anzi, forse quello può essere magari un buon momento per metterci un qualcosina in più per acquistare più quote di quello stesso prodotto. Come ti ho fatto vedere, la maggior parte degli indici è sempre in crescita. È un mercato comunque sia nuovo, è un mercato che sembrerebbe essere il futuro. Naturalmente, entrare ora potrebbe sicuramente essere un vantaggio per e se eventualmente diventasse il mercato principale, se la finanza si spostasse dal tuo euro e diventasse il tuo Bitcoin. In questo momento qui, sicuramente puoi avere la possibilità di acquistare queste monete e essere fra i primi, benché sia un mercato molto già in forte espansione, ma essere comunque sia fra i primi che può avere queste monete. Nel prossimo video ti farò vedere anche, se sei magari appunto una persona emotiva, come poter gestire le emozioni. Ti ricordo comunque sia in ogni caso di non investire più di quanto tu sei disposto a perdere, di mettere una somma per la quale tu ti senta tranquillo, non mettere i soldi che ti servono per comprarti i vestiti piuttosto che comprarti da mangiare, quelli usali per quello che devi fare. Qui servono una parte di risparmio che in ogni caso non ti cambia avere in più o non ti cambia averla in meno. E ricorda sempre che all'inizio ti consiglio di iniziare con una piccola somma perché devi ancora capire di cosa si tratta. Come ti ho accennato nel video precedente, ti ricordo che per acquistare le tue prime criptovalute ti consiglio questi due exchange. Exchange significa sito internet che permette di effettuare scambio di criptovaluta, quindi un cambio, in questo caso fra euro e criptovalute. Il sito che ti posso consigliare, come detto in precedenza, sotto ci sono i link, sono Coinbase oppure Kraken, oppure in ogni caso entrambi. Questo perché? Perché sono quelli più semplici, quelli che danno una user experience molto più gradevole e sono molto user friendly, quindi sono facili da poter essere utilizzati. In ogni caso, sotto ti metto il referral link in modo tale che tu possa, qualora non l'abbia già fatto, iniziare ad iscriverti su questi exchange. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriverti al canale. Inoltre, se attivi la campanella, non ti perderai nessun mio video. Ti arriveranno sempre le notifiche che ti avvisano che c'è un nuovo video da parte mia. Ciao, ci vediamo al prossimo video.